Amici del Sud Italia, tra pochissimo ci saranno le elezioni regionali e la Lega Nord, storicamente avversa alle dinamiche del Sud Italia, si sta prepotentemente avvicinando al nostro territorio per prendere sempre più voti, ma c'è un uomo che sta combattendo, che è contrario a questa avanzata della Lega nel Nord qui al Sud Italia. Soltanto lui può fare in modo di bloccare anche il vostro voto qualora ci fosse qualcuno che vuole votare la Lega Nord nel Salento, nel Sud Italia. Solo un uomo può fermare l'ascesa di Salvini e della Lega Nord, e quest'uomo si chiama Marcello. Maestro Marcello, maestro. No, non sto maestro, quale cazzo è? Non è dufati altro. Maestro Marcello, allora, fra un po' verrà Salvini, la Lega Nord nel Sud Italia, nel Salento, a Lecce, che sta prendendo un sacco di voti. Allora, cosa vogliamo dire agli elettori salentini del Sud alla Lega Nord? L'hanno fatta la l'ampolla, l'hanno fatta gonfiare l'ampolla. No, testa cerco. L'hanno fatta gonfiare l'ampolla. No, qui da degli imbriachi, qui da, capisce l'intelligenza, quanta intelligenza c'è. È scoppiata. Vabbè, quando arriva. Perché è muto festa. Ok, ma più il trota invece? Il trota, li muerti solo se mangia le caramelle con i soldi nesci. Caramelle gingomme se catta con i soldi della cosa. Vabbè, Marcello, voglio capire una cosa, ma adesso tu cosa farai quando verrà Salvini qua? Cioè, quale azione dimostrativa tu di uomo del Sud vuoi dare? Brumidoni non indemino, perché me li mangio io. Giustamente. E lo è puro. Me le porto io. Niente. Poi? Lo posso chiamare merda. Allora, pare che Borghezio ha visto il tuo video, quello là che abbiamo fatto insieme precedentemente, e ha detto che quando ti vedrà ti dirà c'è cazzo me sta guardi. E tu che gli rispondi? Che l'hanno visto allo castello, credo lo castello. Stava seguendo. Cioè, Marcello, noi non possiamo dire queste cose qua. Allora, le vogliamo dire. Non ti preoccupare. Le vogliamo dire. Allora, signor Borghezio, io non so quello che è. Rettifichi che è un po' cornuto? No, non vecchio è cornuto. Non è vecchio cornuto. Non è, allora, Borghezio, signor Marcello dice che non è cornuto. No. Non è sposato. Ora c'è questo problema della xylella, questa vergogna che vogliono tagliare i nostri ulivi. Allora, come stanno le cose? Qual è la verità, Marcello? Sono quattro coglioni. Allora, dei chimici che hanno stabilito che bisogna tagliare. Quattro coglioni. Allora, i chimici vogliono tagliare gli ulivi, sono quattro. Coglioni. Diciamolo! Perché, allora, Marcello, qual è la ricetta? Non si tagliano gli ulivi, ma. Si arano, ascoltate. Coglioni. Si arano e si buttano lì. Lì. Lì come si chiamano lì? Le roppine. Accula lì stammi la muerte questo. Allora. E non allora. C'è bisogno con li tagliati. Allora non c'è bisogno di tagliarli. Le roppini e tocca gli arati gli alberi. E li curati. Sì, e basta. Le cime secche tocca se tagli. È logico la tagliare, e l'hanno bruciare. Le cime secche. Ma se la lasciano dai polo verme se ne sale sempre su. Poi qual altro consiglio vogliamo dare a questi chimici? Ai chimici? No, ne sono tutti coglioni. Ok, Marcello, allora, ora fra un po' ci saranno le elezioni regionali. Fra un po' ci sarà la classica situazione dello scambio dei voti e delle promesse del politico. Pur di avere il voto prometterà Mario e Monte. Allora, come è la prima volta? È bella prima a te cosa ti hanno promesso nella vita? Niente. Allora, quanto costa il tuo voto? Per 100 euro dai il voto? No, 200 euro, Marcè. Se c'è qualche bella vagnona, bella, allora lo voto. Allora, Però la dubita è io. Lei è un venduto. No, guarda. Non so venduto. Lei è un po' venduto per la vita. Monce del tuo coglione che è. Cade un coglione, ma non saccio se sì. Me l'ha mandato. Ma sì, non si offende. Non si offende. Un coglione in amicizia per sempre. Marcè, mo sta arrivando l'estate, i turisti che vogliono venire in vacanza nel Salento. Perché dovrebbero. Ma ho capito, ma perché dovrebbero. Qualcosa, fai uno spot sul Salento, perché dovrebbero venire? C'è Luna Sony, in serio. Cade lo più amato d'Italia, li muerti sono, ci cazzo vede che lo amo. Ma allora ci rivolgiamo alle donne del Salento. Il signor Marcello riceve spesso visite di donne che bussano a casa. Per che vogliono, Marcello? No. In generale. Che bello. Parliamo di argomenti, parliamo dei problemi dei giovani oggi a Lecce. Parliamo dei problemi di giovani. Allora, sta arrivando l'estate, questi ragazzi che. La pizza se la fanno a mano. Ma perché? Tenne la scorta.
Sì, è proprio festa. Proprio dichiarato festa. Allora, vogliamo dire, allora, chi vince le, Renzi, chi vince le elezioni, Marcè? Renzi. Renzi, che ne pensi di Renzi? È buono. Ma non dice la verità, un po' di puttanate le dice proprio lui. Sì, ha allora detto un sacco di cose che non ha fatto. Vabbè, diciamolo. Ma puttanate, Laura dice no, coglionate. Quindi comunque sia, uno va e l'altro fondamentalmente. Vabbè, l'ultimo saluto agli amici della Lega Nord, a Salvini che arriverà. Noi io lo vedo Salvini. Tu lo vedi? Allora, attenzione, aspetta, sì, c'è il signore, vota Salvini. Sì. Vota Salvini. Non dare retta, non lo vuole. No, vota Salvini. Che c'è? Salvini vota. Sì. Una lista muerti, toi. Come Salvini? Allora, perché voti Salvini? Perché mi resta simpatico. E meno per, almeno così sembra momentaneamente. Marcello, però. È stato al governo già, cazzo dici. Allora, noi gente del sud, tramite le parole del signor, del maestro Marcello, fra l'altro, no, quando ne quale maestro? Ma fatelo mai, come maestro? Ma maestri si nasce, maestri si nasce. Marcello, a proposito, alla piazza coperta, Cover Square, Marcello viene appellato anche come maestro Marcello. Ma basta, ma bisogna attenghiare, ma fateci in culo. No, questo se rasca pure le pecore, se rasca.